giornata delle donne, quindi è giusto che l'ultima parola venga lasciata alle donne, quindi anticipo. Noi eravamo venuti qui quanto tempo fa per l'inaugurazione, abbiamo tagliato il nastro con l'assessore ed era il momento ufficiale, istituzionale. Tornare a distanza di poco tempo per vedere come funzionano le cose è fondamentale, forse quello che la politica generalmente non fa, si limita a tagliare nastri e poi non verifica cosa succede dopo. Quindi questo è importante. Questo su ovviamente uno stimolo che ci avete dato voi, tornate a vedere, perché questa giornata l'avete fortemente voluta ed è importante, no, per avvicinarci. Questo è un servizio da dare alle donne secondo quella che è un'impostazione europea delle breast unit, che dovrebbe essere fatto a mio parere anche per tante altre patologie, perché qui è la persona al centro accompagnata nei vari percorsi di recupero, di cura e sempre più di guarigione. E quindi sicuramente un bel metodo di lavoro per non far sentire una persona che ha una malattia come in una bolla di sapone, no? Che non sa come rivolgersi, è un po' alla mercé, no? Di un sistema sanitario che non comunica, che non le dice cosa succede domani. E il ruolo delle associazioni è importante perché si unisce all'istituzione, a chi dei ruoli medici, professionali, accompagnando la donna, rassicurandola, anche l'elemento dell'umanità, quello della rassicurazione è fondamentale per la cura e per la guarigione. Quindi quest'unione è fondamentale, Europa Donna che vedo lì nello striscione sta lavorando non solo qui, ma in tutta la Liguria e in tutta Italia per promuovere la realizzazione delle breast unit. È stato un incontro felice, la Regione Liguria è una delle prime in Italia ad aver realizzato con linee guida e con apertura, dobbiamo monitorare la realizzazione perché tutto è migliorabile, sappiamo che ancora alcuni passaggi devono essere fatti, ma l'importante è essere qui oggi con voi e vedere, io sto vedendo anche tanti sorrisi, insomma, però siamo qui evidentemente per un percorso che è difficile, complicato, e avere la forza di guardare avanti, anche essere qui oggi, significa essere vicina a tutte quelle donne che ahimè rifaranno questo percorso, perché visti gli indici e la percentuale, tante donne scoprono anche oggi in questo momento di dover iniziare un percorso. Ecco, voi siete la testimonianza che c'è un dopo, con energia, con voglia di guardare al futuro. Quindi grazie per essere grazie. Qui voi oggi, grazie a voi. Grazie. Allora, io sì, le associazioni è vero, sono importantissime quando sono anche all'altezza del ruolo e riescono a parlare con le istituzioni, con i medici e fare da tramite quell'anello di congiunzione tra le donne e i loro medici. Oggi siamo qua perché ho ricevuto tante richieste dalle donne presenti e parlerò a loro nome, ecco, a loro nome, perché loro hanno pensato, mi hanno detto, Madeliana, abbiamo avuto questa realizzazione del quinto piano tanto desiderata, arriviamo qui, ci sentiamo accolte, non abbiamo bisogno di girare per l'ospedale per trovare la psicologa, dico, perché o la ginecologa o il senologo o l'oncologo o l'associazione di volontariato, siamo tutti qua in realtà per accoglierle, prenderle per mano e attraversare questo percorso, perché c'è un prima, un durante, ma i sorrisi lo provano. C'è soprattutto anche un dopo e questa è la cosa più importante. Allora, le donne volevano in qualche modo simbolicamente omaggiare tutto quello che viene fatto per loro, perché c'è grande gratitudine per tutti gli operatori, perché in realtà per noi non sono medici e istituzioni, sono le persone che ci salvano la vita, è questa la verità. Eccola la diagnostica, che è importantissima! Allora, simbolicamente, ma neanche poi tanto, insomma, le donne hanno deciso, e mi metto dalla parte delle donne, come potete notare ci sono tutta una serie di piante qui,
Le donne, grazie all'Istituto Aicardi che ha fatto omaggio all'associazione di volontariato, alla rinascita Lilt di queste magnifiche piante, hanno deciso che tutta questa parte di piante rimarranno in omaggio alla Breast Unit. Questa parte in realtà ce n'è una per reparto, quindi una per l'oncologia, una per la ginecologia, una per la radioterapia e una per l'anatomia, che è nascosta ma in realtà è importantissima. Eccole, dottoresse, eccole. Beh, ringrazio, permettetemi, la dottoressa Bruno, vieni. No, perché da loro dipende la nostra vita, perché cosa farebbero i medici senza veramente l'istologico di quello che è la nostra. Io vorrei ringraziare la dottoressa Bruno perché tra poco ci lascerà, in realtà andrà in un'altra eccellenza, andrà in ASL 2, però per noi ha fatto un lavoro grandissimo e ti ringraziamo di questo.